Amici telespettatori, benvenuti a questa edizione di Alpa 1 Informazioni. Oggi è martedì ed è il 16 giugno, cominciamo subito con i titoli del giorno. Parleremo anche di Alcamo, visto che è stata inaugurata stamane la nuova sede dell'Europol, maggiori servizi per la sicurezza del cittadino. Visto che ad Alcamo è stata inaugurata proprio stamane la nuova sede dell'Europol, maggiori servizi dunque per la sicurezza del cittadino. Ci racconta tutto Andrea Guanno. Siamo quest'oggi qui in Contrada Vallenuccio, inaugurata la nuova sede dell'Europol, nuova sede, però possiamo dire vecchi ed efficienti servizi. Sì, effettivamente la sede è assolutamente nuova, più ampia e con più attrezzature. Invece il tipo di impegno che le guardie svolgono giornalmente è sempre lo stesso, anzi con più entusiasmo e con possibilità di essere ancora più incisivi data l'efficienza dei sistemi che abbiamo acquistato ultimamente. Quindi vogliamo essere sempre presenti sul territorio, sempre più presenti sul territorio, sempre in perfetta collaborazione con le forze dell'ordine per cercare di dare un po' di tranquillità a questo territorio che spesso e volentieri è martoriato da eventi delinquenziali. Ecco, siete, possiamo dire, un corpo privato che però si affianca al pubblico, oltre alle segnalazioni anche gli interventi diretti, possiamo dirlo. Sì, come no, certo. Siamo effettivamente un corpo privato, ma abbiamo avuto una delega ben precisa da parte dello Stato, del Ministro degli Interni, con una licenza prefettizia. Noi operiamo strettamente a fianco delle forze dell'ordine, relazioniamo tutto ciò che viene visto dalle guardie durante lo servizio, ma procediamo anche ad arrestare persone in flagranza del reato. Vorrei semplicemente ricordare alcuni dei dati che sono stati fatti degli interventi fatti nel nostro istituto. Nel solo 2008 abbiamo circa 350 interventi e un 70% degli interventi sono stati realizzati non dai nostri clienti ma al di fuori dei nostri clienti, diversi addirittura anche in bene comunale o bene dello Stato. Quindi credo che tutto ciò, questo dato è abbastanza significativo nel lavoro, nell'impegno che le guardie ogni giorno fanno. Quindi sì, privati sì, ma privati che hanno prestato un giuramento di fedeltà alla Repubblica, al suo capo, alla legge e in perfetta ausiliarietà delle forze dell'ordine. Un'importanza rilevante, ma le novità a livello di struttura, oltre la struttura in sé, proprio come attrezzature rispetto alla precedente? Sì, ci siamo dotati di attrezzature che sono assolutamente all'avanguardia. Utilizziamo dei sistemi totalmente innovativi, addirittura che prevedono di recepire degli eventi anche senza linea telefonica, anche in posti remoti, in località proprio dove non c'è né corrente né telefono. Quindi credo potrebbe essere una scommessa vincente per il territorio alcamese, per le campagne alcamese troppo spesso abbandonate a se stesse, e quindi potrebbe essere la svolta nel poter dare un servizio che possa risolvere queste problematiche. La sua presenza naturalmente qui nell'inaugurazione di questa nuova sede può essere l'auspicio per cosa? Per una società meno impaurita e un po' più serena, per una società più fraterna e solidale. Perché il virus della paura, dell'insicurezza venga sconfitto da questo antidoto che è dato da questi angeli custodi che un po' vigilano sulle nostre città e sulla serenità delle nostre famiglie. Mi permetterei di dire che l'auspicio che da parte di tutti noi debba essere quello di ritrovare la gioia del vivere nella dimensione giusta, che è quella dell'amore ai fratelli, dell'amore verso gli altri. Se riusciremo a far trionfare l'amore nella nostra vita, avremo messo una marcia in più per una società più civile, una società più vivibile, una società più fraterna e solidale. Questa mattina ad Alcamo inaugurazione della nuova sede dell'Europol, consegnate tante targhe per il lavoro e successi conseguiti sul territorio.
Tenente, trovato oggi inaugurazione della nuova sede dell'Europol. Come mai questo cambiamento? Ma a dire la verità, noi siamo nati circa un anno e mezzo fa. Avevamo una sede che era già abbastanza funzionale, però le novità, le tecnologie che sono nate ci imponevano di dare un servizio più efficiente e quindi abbiamo deciso di cambiare sede con una sede più ampia, più funzionale e quindi anche più efficiente. Ecco, a proposito di nuova sede, i contatti rimangono sempre gli stessi o cambiano per essere contattati appunto da tutti i cittadini? Non cambia nessun numero telefonico, nessuna cosa, cambia semplicemente la funzionalità della sede che è molto più grande, molto più ampia e con molte più attrezzature. Quali nuove tecnologie possiamo trovare? Ma noi siamo dotati oltre di un ottimo sistema di comunicazione, perché pensiamo che le comunicazioni fra la centrale operativa e la pattuglia siano indispensabili in caso di emergenza. Ci siamo anche attrezzati di una sala operativa che prevede qualsiasi tipo di collegamento di pronto intervento su allarme. Noi siamo in grado di ricevere degli eventi di furto di qualsiasi natura anche in zone molto remote che non sono provviste di linea telefonica. Quindi credo che questo tipo di sistema, che sicuramente è molto funzionale, sia una soluzione proprio per quelle zone molto remote, tipo campagne, che sono lasciate in balia spesso e volentieri dei malviventi. Quindi questa è la novità. La novità è avere una centro operativa più attrezzata, degli uffici che richiedono più personale e quindi più ampiezza di locali. E abbiamo creato una sala corsa e formazione appunto per una formazione continua del personale che penso sia indispensabile per quanto riguarda la nostra tipologia di lavoro. Poi la vera motivazione per cui siamo qua è anche un'altra in realtà. La realtà è che una organizzazione Onlus che si chiama Efestus di Messina, composta da maestri e scultori di fama abbastanza nazionale, tant'è vero che hanno curato la realizzazione in ferro battuto e bronzo dello stemma araldico della polizia, oltre che una statua intitolata a Nicola Calipari, ci hanno fatto dono di una scultura, che è lo stemma dell'istituto, che è stata inaugurata appunto oggi. La scultura è stata fatta dai maestri, l'ispettore capo Salvatore Mandolfo dalla Questura di Messina, dalla Sostine Caucino e dal designer Elena Morabito. E quindi ci è sembrato giusto dare il giusto risalto a questa opera d'arte. Sua Eccellenza, oggi qui per benedire la nuova sede dell'Europol. Sì, come realtà che ho saputo proprio stamattina, è da 39 anni operante nel territorio. Credo che tutti abbiamo bisogno di serenità, di sicurezza, e in un periodo piuttosto turbolento, qual è quello in cui noi viviamo, con tante paure che ci stanno dentro, nei singoli, nelle famiglie, avere questi angeli custodi un po' che in un certo senso ci rasserenano e danno un contributo perché la società sia un po' più serena, io credo che sia una cosa bella e buona, ecco perché la mia presenza qui che vuole essere di auspicio perché la benedizione di Dio non manchi a queste persone, a queste famiglie, perché su questa città e su quanti fruiscono del loro servizio ci possa essere serenità e pace. Vice Sindaco Fundalò, qui presente per l'inaugurazione della nuova sede dell'Europol, ha anche consegnato una targa, un gesto molto importante. Sì, credo che sia un momento importante perché dopo due punti di vista, innanzitutto perché quando c'è un nuovo istituto che salvaguardia l'occupazione e il futuro di tante famiglie, è importante in questo momento di crisi economica, e quindi ho augurato all'Europol appunto di continuare la sua attività con grandi successi in tutto il territorio, e poi anche perché l'esigenza della sicurezza è un'esigenza molto sentita dai cittadini, quindi nonostante sia assicurato istituzionalmente dalla forza dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, credo che un istituto vigilanza privato contribuisca a aumentare la serenità sia delle aziende commerciali ma anche dei cittadini, e quindi credo che sia un fatto positivo per tutta la comunità alcamese. Era della Guardia Giurata. O Dio nostro Padre, fonte della vita e grande nell'amore, tu sei il nostro creatore, la tua misericordia è senza limiti, a te la lode e l'onore di ogni creatura. Guarda benigno a loro, guardie particolari giurate che con fedeltà servono il nostro paese. Aiutali, Signore, a compiere il loro compito in obbedienza alla tua volontà e forti della tua presenza, affrontino fatiche e pericoli sicuri della tua protezione. Fa che riconoscono ogni giorno nella voce del dovere che li guida la tua voce. Possano essere di esempio a tutti i cittadini nella fedeltà ai tuoi comandamenti e alla tua Chiesa,
nell'osservanza delle leggi e nel rispetto dell'autorità costituita. Concedi loro e alle loro famiglie la tua benedizione, la protezione di Maria Santissima e del nostro patrono. Amen.